collegamento, certo, l'oggetto è quello, parliamo di agricoltura e poi parliamo di commercializzazione dell'agricoltura. L'esperienza di questo processo è stata un'esperienza sicuramente importante. Forse per la prima volta, il Cesare potrà essere ancora sorpreso di me sul dato storico, diciamo, si è riusciti a accertare un collegamento stabile, un consorzio di interessi fra strutture della criminalità organizzata così diverse come appunto essenzialmente in questo caso la camorra casalese e Cosa Nostra. Questo processo alla fine non a caso sono stati condannati Schiavone e stato condannato Gaetano Riina. La vicenda, non so se è nota a tutti, è abbastanza lineare. In pratica sulla rotta Sicilia-Basso Lazio si sono inserite queste strutture di criminalità organizzata che hanno esercitato un monopolio assoluto sul trasporto della frutta, sulla commercializzazione di alcuni beni e naturalmente hanno sfruttato poi queste rotte per commercializzare altri. C'è un'immagine, un fotogramma che dice tutto di questa vicenda processuale: scaricata la frutta, a un certo punto c'erano le videocassette, si cominciano a scaricare delle casse, invece dei veloci gialli escono bazooka, kalashnikov e tutto quello che c'è, tutto ciò che era necessario per la piccola guerra.